Ho finalmente recuperato uno dei case che aspettavo da più tempo. Wow, che figo! Processore, RAM, concludi la build. Ma è una figata, è super compresso, lo adoro. È bellissimo! Signori, una letterale ape. Wow! Voi non avete idea? Quando l'ho visto al Computex me ne sono innamorato. Non è stato rilasciato durante questo ultimo evento, ma durante lo scorso anno. Però esiste anche un'altra versione ATX che vedremo in futuro. Ad ogni modo, ora vi spiego esattamente perché questo è uno dei case più fighi che abbia mai visto. Penso che già dal colore della scatola vi possiate fare un'idea della sua unicità. Prima però prepariamo la scheda madre che ci metteremo dentro. In maniera molto molto veloce e semplice. Processore, sì, è magari un po' esagerato, 7950X3D. Mettiamo, abbassiamo, rigiriamo, con una mano un po' più difficile, chiudiamo, facciamo saltare e voilà, siamo pronti. RAM da 6000 MHz, perché se avete visto il mio video sapete che sono le migliori per M5. Entriamo, inseriamo, clic clac, inseriamo, spingiamo e clic clac. Pronta la nostra scheda madre perché l'SSD è già installato, essendo questa la scheda madre del bidone da gaming. Essendo questo, ragazzi, so parlare un italiano fantastico oggi. Come alimentatore, sempre da Thermaltake, andremo a utilizzare questo TH300 160V2 Ultra ARGB Sync. Si sono impegnati col nome, eh? Wow. Però la cosa impressionante è che in tutto questo nome non hanno citato il fatto che ci sia un LCD sopra. Va bene, probabilmente non ci stava più, va bene così. Sembra un normale dissipatore, ma la cosa che mi piace di Thermaltake è che non hanno un attacco proprietario per le proprie luci. Cioè, se vuoi lo puoi utilizzare l'RGB Plus, però eventualmente gira con Aura, con RGB Fusion, con Mystic Light di MSI, quello che vuoi, fantastico. Ventole da 50 a 2000 RPM e diamo un attimino un'occhiata a questa scatola. Tre ventole ARGB 120mm con 27mm di spessore. Cavi cavistiche e cose di montaggio. Radiatore. E infine la parte di waterblock con ovviamente il nostro attacco in rame qui. E questa parte che sembra l'oblò di una nave praticamente. Che carino, è particolarmente adorabile. Bellissimo il manuale di istruzioni che annovera la presenza di una waifu nel loro... Bellissimo, non ci credo. Guardate, c'è anche un mini doggo, un tizio su un razzo che sembra... Ma è Sonic su un razzo? No, è un astronauta, ok. Mi piacete Thermaltake, avete messo le waifu. Devo dire, istruzioni più semplici che abbia mai visto in vita mia. Oltretutto super positivo, le ventole hanno una sorta di daisy chain fatta con i cavi, per fortuna. Non volevo stare a fare 47 giri dietro nel case, anche se immagino si possa fare. Allora, se volete sapere in che ordine mettere le ventole, semplicemente ribaltate il dissipatore come se lo doveste installare e controllate da questo lato, quindi vuol dire che i cavi dovranno andare da quella parte verso di voi, quindi ruotato così vanno da questa parte, quindi io lo ruoto e i cavi delle ventole io li andrò a posizionare quindi così non si sbaglia, vedete, per conferma. Devo dire, è da tanto tempo che non utilizzavo componenti di Thermaltake, precisamente dal The Tower 100, che era la versione mini TX di questo case che utilizzeremo, e stanno migliorando dal punto di vista qualitativo, noto un buon upgrade generale. Bravi, questo l'avevo già notato al Computex, se volete andare a recuperare il video vi ho fatto una carrellata di tutto quello che arriverà nei prossimi mesi per il brand. Qua abbiamo tutte le cose per montare il nostro dissipatore, ci servirà un po' di pasta termica, che carina si vede all'interno, vedete, proprio piccoli, è un ciuccio. Poi le parti di attacco per AM5, questo è precisamente quello che stiamo cercando, questa è una parte della placca per AM5, questo immagino ci servirà per l'LCD, questo è probabilmente per le ventole, questo è un connettore multiplo per gli RGB, questo sono genuinamente curioso, è a forma di logo di Thermaltake, ma non so come andrebbe utilizzato. Questo qua, devo fare così, mettere la vite da sotto, rivolta di così, e avvitarci sopra una vitina. Cos'ha? Poi de qua, de giù, de su, di nuovo di giù, e abbiamo pronto il nostro Frankenstein molleggiante. Poi, bisogna prendere il nostro waterblock, da questa parte abbiamo i tubi, quindi dobbiamo inserire, a quanto pare, da questo lato la parte, proprio qui, la parte che abbiamo appena montato. Prima di fare il ribaltone, mettiamo giù le viti. Ok, una cosa che apprezzo di questo dissipatore è che ha i gommini integrati nelle parti in cui entra la vite nel foro, e questo sicuramente riduce le vibrazioni, oltretutto fa proprio un bel avvolgimento della vite. Si lavora molto molto bene con queste ventole, bravi. Adesso voglio sentire se sono rumorose quando lo testiamo. Rimettiamo i blocchi qua perché effettivamente serviranno questi due. Dobbiamo fare così e far combaciare i due beccucci. Allora, personalmente preferisco gli attacchi a 4 viti, sono un pochettino più semplici, però questo qua è anche abbastanza intuitivo, nel senso attacchi lì, non devi neanche stare a smontare, e poi avvitando un po' da una parte e un po' dall'altra concludi la build. Devo dire,
dire, è figo questo dissipatore. Cioè, esteticamente mi piace molto. Carino. Ok, ora diamo un'occhiata al case. Wow! Che figo! È stra particolare, lo adoro. Ora, perché questo case è tanto figo secondo me? Prima di tutto, beh, potete vederlo dal design. Ovviamente o si ama o si odia, non ci sono vie di mezzo. Vi deve piacere il tipo di stile. Ad ogni modo, due cose secondo me sono molto contraddistintive per questo case, oltre al suo design. Numero uno, che vogliate utilizzarlo in verticale oppure con il supporto adeguato che trovate sul sito di Thermaltake in orizzontale, potete farlo e adeguarvi alla vostra estetica. Cosa molto interessante perché ci permette di utilizzarlo in più modi. Seconda cosa, questo Bumblebee è un colore ufficiale di Thermaltake. Non è un'edizione speciale, non è una cosa limitata. Lo trovate disponibile su una marea di case di Thermaltake assieme a tanti altri colori. Oltretutto vogliono fare anche dei lanci stagionali e in base al periodo proporranno dei colori, per esempio autunnali, primaverili, estivi e tutto quanto, a partire più o meno da ottobre di quest'anno. E oltre ai case vogliono anche creare componenti come dissipatori abbinati a questi colori per massimizzare al 100%. Secondo me è una gran figata perché ci stacchiamo un pochettino da quel grigio, bianco e nero che hanno tanti case e che soltanto nel caso di una mod ottengono dei colori più vivaci. Invece qua Thermaltake ce li dà di fabbrica. Se non sbaglio questo modello in particolare ha 7 colori, io ho scelto il Bumblebee perché è tanto caruccio, devo essere onesto, volevo un case giallo, non l'ho mai avuto. Che figo. Ok, smontiamolo. Come struttura a 360 gradi devo dire che è molto molto simile al The Tower 100. Devo dire, è proprio un bel colpo d'occhio questo case. Quindi ora lo smontiamo fino a renderlo irriconoscibile. Figo dispone di due ventole nella parte superiore per l'estrazione. Qui abbiamo la zona di input-output con, vabbè, due LED. Power e reset, che onestamente, vabbè, nel 2024 è un po' inutile. Doppio con mic e speaker separati, questo è utile. USB A e una USB-C. Carino, molto minimal, semplice semplice. Non più di quello che ti possa servire. Diciamo che io vorrei sempre avere due USB-C sulla parte frontale. Sacrificherei volentieri tutte le USB A tranne una che magari ogni tanto torna utile, ma vorrei almeno due USB-C. Ho notato che il disassemblaggio è diventato un po' più semplice rispetto al The Tower 100. Hanno imparato. Per esempio, se vuoi aprire questa paratia, semplicemente la stacchi. Togliamo i vetri. Ok, guardate qua che figo. Praticamente c'è questa parte bassa, frontale, che si stacca. Se volete, questa è la versione base. Oppure, volendo, si può semplicemente sostituire con questa e qua si installa un LCD. Molto carino. Ok, ho preparato l'alimentatore. L'alimentatore in questo caso entra dalla parte posteriore. Prima facciamo entrare i cavi, poi facciamo entrare lui. Fissiamo l'alimentatore, cacciavite elettrico, link in descrizione, stracomodo, velocizza un botto. Ribaltiamo, così, ok? Adesso dobbiamo allocare la nostra scheda madre, così. E per il momento appoggiamo un attimo il nostro dissipatorone, il meno in mezzo che possiamo. Sto notando una roba che vi faccio vedere meglio dopo, ma l'input-output è completamente bloccato qua sopra. Cioè, in teoria è direzionato verso di qua, ma con le due ventole in estrazione non abbiamo possibilità di farci niente. Cioè, non posso fisicamente accederci. Già che ci siamo, facciamo la daisy chain con i cavi. Allora, questo entra qua, questo entra qua. Mentre per gli ARGB bisogna seguire questa freccetta qui, ripetuta per tutte e tre le volte. Ok, come prossima mossa farei passare i cavi che non debbano stare davanti, come questo della scheda video, nella zona sottostante. Quindi qua dietro. Però prima forse devo bloccare il dissipatore, così me lo tolgo dalle scatole. Ok, mi sono accorto che questo case giustamente è al contrario, quindi devo rispettare le regole al contrario rispetto a un case normale e quindi dovrò invertire le ventole che per una volta avevo messo giuste. E adesso vado ad inserirlo. Ok, quindi lo blocchiamo. Ok, e il dissipatore è pronto. Oltretutto, dalla dimensione, potete vedere che qui effettivamente c'è un'ulteriore parte. Questo supporto è anche per 420 mm, quindi possiamo allocare anche un bestione pronto per CPU top di gamma come quelle di Intel. Ok ragazzi, come vedete, beh, ci stiamo avvicinando alla parte finale. Unico consiglio che vi posso dare è se fate passare prima i cavi della CPU rispetto al montare il dissipatore, vi semplificate la vita.
è comunque fattibile, ma vi ritroverete le mani come le mie, belle piene di pellicine e dolore. Ad ogni modo, invece, la scheda madre passa qui sotto ed è molto più tranquilla, mentre la scheda video sarà ancora più semplice perché rimane nella parte bassa. A tal proposito, montiamo la bestia. Allora, in teoria questo case ha supporto fino a 400 mm, quindi di per sé non dovremmo avere problemi nemmeno con questa signora 4090. Dobbiamo solo farla passare bene. Ok, e una volta inserita è a posto. Diciamo che è un po' a filo, è veramente molto vicina, quindi secondo me la combo ideale è magari una scheda da 3 slot massimo, non 3 e mezzo. Questa rimarrà molto vicino e probabilmente dopo sentiremo delle turbolenze, quindi scenderei verso i 2 slot e mezzo, 3 al massimo per questo case. Però come lunghezza ci siamo, cioè c'è ancora spazio qui sotto, potrebbe salire ancora magari con una ROG Strix, però ripeto, troppo larghe forse. Prima però penso sia una buona idea alimentare la scheda video. Una cosa che vorrei farvi notare però è questa. Guardate quanti attacchi della scheda madre sono pressoché che attaccati alla scheda video. Sono molti, il margine di manovra è quindi molto poco e i cavi comunque ci si schiacceranno un po' contro. Si può fare, bisogna studiarselo bene. Ok, abbiamo concluso. Adesso facciamo come da solito il primo avvio insieme. Sì, mi ero dimenticato l'alimentatore, scusate. Ora funziona. Wow, che carino. Ma è una figata, è super compresso, lo adoro. È bellissimo. Vorrei solo che la scheda madre fosse nera, vi giuro, perché sarebbe più carina in questo caso, più compatta, più a tema. Wow, che bella. Che bella build. Sono un sacco contento, è proprio bella. Sono curioso di testarla. State immettendo? Ah no, voi non state immettendo. Aspettate, c'è un errore tecnico. Potrei essermi dimenticato un cavo. Scusate un secondo, facciamo un hot plug. Molto carino. Ora vediamola in azione. Figo. Bumblebee è pronto, andiamo. Allora, case molto molto carino, ma dobbiamo trattarlo in maniera oggettiva come abbiamo fatto con tutti. Quali sono i difetti e invece i punti di forza? Per quanto riguarda la struttura, devo dire che ho trovato molto interessante la parte dei supporti di questo case, in quanto rispetto al The Tower 100 hanno migliorato molte cose. Qua sopra abbiamo due ventole da 140 mm, che purtroppo però non possono diventare una coppia con un radiatore, per esempio. Non possiamo mettere un radiatore qui nella parte superiore, almeno non in maniera ufficiale. Però rimediano mettendo un supporto da 420 mm qua sul lato, cosa non indifferente che effettivamente porta dei benefici notevoli anche con processori di fascia alta e molto energivori o comunque con testi di utilizzo che richiedano molti watt per il nostro processore. Dissipatore che devo dire si posiziona molto molto bene, è giusto giusto al filo, però non possiamo scegliere uno spessore maggiore di 27 mm sia per il radiatore che 27 per le ventole, quindi 54 mm è il massimo possibile e potete arrivare fino a 420 mm. Unico aspetto è che effettivamente la ventola inferiore rimarrà un pochettino più soffocata rispetto alle altre due, ma non dovrebbe essere particolarmente un problema, almeno non ho notato dei giri anomali per compensare questa zona appunto un pochettino offuscata. Oltre a questo, il dissipatore vedete che monta un LCD e per il prezzo che costa, per quanto comunque sia premium con i suoi 180 euro su Amazon IT o 175 nella versione EX, che dovrebbe essere quella con la Daisy Chain, effettivamente è una buona offerta. Diciamo che l'LCD è interessante, dal software un po' spartano di Thermaltake possiamo personalizzarlo con le classiche statistiche del nostro PC, frequenze, cose così, oppure possiamo inserire immagini o GIF. Unico punto negativo di questa cosa è che le GIF e le immagini non possiamo caricarle noi. Thermaltake prova a farsi perdonare mettendoci una GIF adorabile di un cagnolino che corre nei prati, accompagnato poi dalla GIF di una waifu, e prova a comprarsi i Weeaboo con questo, ma noi non lo siamo e quindi dobbiamo dire che oggettivamente è un peccato avere una personalizzazione così limitata su un LCD che in realtà rende particolarmente bene e la cui forma secondo me è veramente pazzesca, con questo effetto oblò, non lo so, mi piace tanto, mi gasa molto. Comunque, scheda video, io ho messo una 4090, vi ho detto anche nel video, è esagerata. Perché? Perché occupa molti slot di quelli disponibili. Qua ne abbiamo 4 a disposizione, però non vuol dire che li dobbiamo utilizzare tutti. Il supporto in termini di lunghezza è fino a 40 cm, che è veramente impressionante e permetterebbe anche di mettere dentro una ROG Strix. Però personalmente, da quelli che sono stati i miei test con le temperature, se prendiamo per esempio questo gameplay di Cyberpunk, potete notare come effettivamente con 320-330 watt la scheda video se la cavi egregiamente nel mantenere delle temperature sotto ai 70 gradi e non perde neanche più di tanto delle frequenze rispetto a un contesto di case normale, il che è molto positivo. Però se facciamo andare un pochettino di più verso il suo limite la 4090 con per esempio questo gameplay di Horizon Zero Dawn, potete notare come effettivamente le temperature inizino a essere ben più alte e quindi effettivamente la cosa che mi trovo a dire è che questo case ha una
buona, buona compatibilità magari con una scheda video che rimanga sotto i 300-320 watt, cosa che potete ottenere anche con una 4090 facendo undervolt. Però di per sé magari non esagerate, non mettete una 4090, mettete una scheda video di fascia magari anche 4080 semplicemente, che rimanga un po' più tranquilla, ecco, e moderatene i limiti di potenza. Con tutto che comunque questa Gaming X Trio si sia difesa benissimo nei contesti in cui non superasse i 350 watt, effettivamente manteneva delle buone temperature sotto i 70 gradi, quindi di per sé in target con quello che le serve. È un insieme comunque abbastanza silenzioso che non mi ha infastidito. Cosa un po' superflua che si potrebbe fare è aggiungere una ventola da 12 o da 14 cm qui sopra la scocca dell'alimentatore. C'è spazio effettivamente perché possa pescare aria e creare una forma di immissione, non so però quanto sarebbe utile nel complesso, perché alla fine si tratta solo di una singola ventola, però effettivamente è un'opzione che si potrebbe valutare. Se no, sulla parte posteriore si possono montare anche lì due ventole o da 120 o da 140 mm e si può cercare di capire un pochettino cosa farne, se immissione o estrazione, anche se dico che è una zona un po' isolata questa posteriore, che forse non darebbe particolare beneficio se appunto attivata, quindi di per sé non saprei. Passiamo ora però al più grande difetto di questo case, che purtroppo mutuano dal The Tower 100 e in realtà a mio dire un pochettino peggiora: input output della scheda video. Come saprete, questa è una grande pecca e falla di tanti case che si sviluppino in verticale. L'abbiamo visto nel Corsair 2000D ai suoi tempi, con l'input output che effettivamente stava nella parte inferiore, molto scomodo dover ribaltare ogni volta il proprio PC. Qui siamo in una situazione abbastanza simile, nel senso che l'input output, come potete vedere, è in questa zona, è proprio qui dentro al PC. Come ci si può accedere? Maniera un po' complicata, nel senso, dovete staccare questo e poi dovete aprire le ventole, così poi potete accedere all'input output qui sotto. Diciamo che è un po' complicato, ecco, nel day to day, se abbiamo un costante bisogno di accedere all'input output, soprattutto in fase di troubleshooting mi sono trovato con qualche difficoltà. Se avesse un input output un po' più largo, tipo con due USB-C o tre USB-A insieme, effettivamente non sentirei così tanto la necessità di accedere alla scheda madre, ma comunque, siccome ci sono quelle porte, andrebbero utilizzate anche specialmente per la parte di Ethernet, qualora io non la lasci fissa come faccio in questo studio per esempio, stare sempre lì a smontare e rimontare è un po' un casino. L'alternativa, secondo me, studiata dal Thermaltake, almeno questo mi suggerisce la natura del case, sarebbe di fare questo. Qui c'è il nostro vetro, il case ci permette di fare questo e di aprirlo e quindi poi di infilare la nostra manina e arrivare all'input output. Non la soluzione più pratica del mondo, a mio dire. Difetto importante di questo case, non lo boccerei solo per questo, assolutamente no, però è comunque una cosa da tenere in grossa considerazione in base alle nostre necessità e abitudini. Ah sì, piccolo difetto che ho notato di questo dissipatore: siccome l'LCD è montato in maniera ruotata rispetto alla normale natura del case, che fosse giusto sarebbe ruotato orizzontalmente, quando si spegne semplicemente rimane storto rispetto alle configurazioni che gli possiamo dare da Windows, e solo quelle possono intervenire e ruotarlo correttamente. Non ho trovato un modo per tenerlo attivamente con l'immagine che vorrei, precisamente così come state vedendo in questo momento. Ok, piccola sezione extra per questo video, vi spiego la situazione. Un ragazzo mi ha fatto notare che l'airflow di questo case può essere ottimizzato in una maniera particolare, quindi essendo l'unico che probabilmente lo recensirà in Italia, volevo essere sicuro di fare un contenuto il più completo possibile. Situazione: in questo momento fa rumore perché c'è Horizon aperto, sto facendo scaldare un po' la scheda video e tra poco vi spiego perché. La situazione attuale è che l'aria in questo case l'ho messa in maniera che venga immessa dall'alto e erogata, estratta da questa parte del dissipatore. Quindi ho creato praticamente un'immissione ed estrazione abbastanza simile in realtà a quella dei case normali, ma al contrario fondamentalmente, perché faccio entrare l'aria fredda da sopra e faccio uscire l'aria calda dal lato. Mentre questo ragazzo mi propone l'idea di mettere l'estrazione qui sopra, come la congegna già di base Thermaltake, e mettere invece l'immissione qua, utilizzando le ventole stesse del radiatore e invertendo quindi il radiatore e ventole. Questo è il case in idle. E questo invece è il PC quando avvio Horizon Zero Dawn, che comunque mette in carico processore e scheda video. Ok, adesso prendo le temperature, poi smonto il PC, inverto le ventole e semplicemente andiamo a vedere quale delle due configurazioni ci porta dei benefici o se realmente ci sono delle differenze, perché capita che delle volte
non ce ne siano, anche se l'altra idea magari è quella più congenialmente giusta dal punto di vista della fisica. Allora, abbiamo una temperatura ambientale di 29 gradi nello studio in questo momento, non ho attaccato il condizionatore per non influenzare i test, perché sparerebbe direttamente sopra e l'immissione ne gioverebbe. Considerata un'oscillazione media di 2 gradi per entrambe le componenti, in questo momento l'ho fatto scaldare per un po', circa 5 minuti, in maniera che si stabilizzassero le temperature nel case. Siamo a 68 gradi per quanto riguarda la scheda video e a 63-65 per quanto riguarda il processore. Devo dire che il rumore con le cuffie non è nemmeno percettibile. La scheda video sta girando a circa 300 watt, 305, e il processore a circa 50. Nessun particolare problema, ci segniamo anche le frequenze che sono di 2692. Ok, facendo così vi posso dire che per questa misurazione considererei 68-70 gradi per la scheda video, per avere un margine di larghezza, e 65-63 per quanto riguarda il processore. Va bene. Adesso smonto il PC, giriamo le componenti e vediamo un attimino cosa succede. Ok ragazzi, ho effettivamente girato le ventole, adesso questo estrae, questo immette e immette aria fredda attraverso la struttura del radiatore. Abbiamo perso un pochino di estetica, ignorate questo cavo aperto, abbiamo perso un pochino di estetica perché effettivamente così non abbiamo le ventole verso la parte interna. Con delle reverse si può rimediare, ma vabbè, adesso siamo qui a testare la parte di temperatura e prestazioni. Devo dire, sono genuinamente curioso, secondo me miglioreranno, ma stiamo a vedere. Questa ragazzi è la situazione in carico con Forbidden West aperto, che in questo momento sta consumando un po'. Ok, passiamo a vedere un pochino i test in gioco, come se la cavano, se è migliorato qualcosa. Per quanto riguarda la scheda video siamo ancora in un range simile, tra i 305 e i 310, con qualche picco occasionale che magari va un po' sopra, tipo 311 appena visto, però 312, ma non, appunto, non c'è una grande differenza. Frequenza simile, prima eravamo con picchi fino a 2690 circa, quindi siamo veramente lì. Le temperature sono pressoché identiche, siamo rimasti a 68-70 gradi di range, quindi di per sé, vabbè, rimaniamo 68 esattamente come prima. Per quanto riguarda però gli RPM c'è un peggioramento, in questo caso siamo passati da 1660 a 1850, ma è nettamente migliorata invece la situazione del nostro processore. Molto positivo, molto molto positivo, infatti siamo passati da prima che avevamo un range di 60-67 gradi a soltanto 58 a parità di temperatura ambientale. Molto molto meglio, sacrificio d'estetica più che buono, assolutamente. Praticamente abbiamo recuperato 9 gradi, cioè molto 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 bene. Sono veramente entusiasta. Mi piace quando mi date dei feedback che mi portino a qualcosa di costruttivo, perché alla fine il mio lavoro qua è fare test, e se ho delle idee migliori per poter testare le cose, oggettivamente ci sta. Per come l'avevo configurato io, dava dei benefici alla scheda video, però neanche tanto. Probabilmente se non usaste una 4090 come ho fatto io, non notereste le differenze. Mentre per il processore, cavolo, sei migliorata. Grandi, veramente, veramente molto, molto bene. Un gran feedback. Spero che sia d'aiuto per chiunque voglia comprare questo case. Unica cosa che vi posso dire, se non voleste perdere l'estetica delle ventole che puntano verso la parte interna del case e quindi la migliorano dal punto di vista anche soltanto della luminosità, che di come sbrilluccicano le componenti, la soluzione migliore è chiaramente quella di prendere delle ventole reverse, quindi che mantengano l'immissione dal lato, ma lo facciano semplicemente traendo l'aria direttamente dal radiatore. L'unica cosa che vi posso dire è che in quel caso non abbiamo più aria fredda esterna che viene pushata dentro al radiatore caldo e poi verso l'interno, ma aria calda che viene spinta semplicemente di più verso l'interno per velocizzare l'uscita, quindi forse si potrebbe peggiorare leggermente la situazione della scheda video. Non ne sono sicuro, magari anche qualcosina peggio per il processore, però in generale il beneficio c'è e lo possiamo sfruttare. Per il resto ragazzi, allora, secondo me questo case è interessante, nel senso che offre sicuramente tanti colori, come potete vedere dal sito di Thermaltake hanno veramente tante colorazioni per tutti i gusti, hanno del verde, hanno del giallo Bumblebee come il Transformer oppure come le apette, insomma c'è tanta carne al fuoco per aiutare chi voglia a farsi una personalizzazione migliore senza lo sbatti di dover verniciare tutto. Onestamente, bravi Thermaltake, state offrendo qualcosa di diverso, di alternativo, di figo. Sono curioso di vedere come si evolverà la situazione con il The Tower 600, cioè la versione ATX, che onestamente potrebbe anche diventare il mio case personale perché lo trovo veramente figo. L'abbiamo visto al Computex ed è uno dei case più fighi in assoluto. Ma oltre a questo, effettivamente diciamo che è un case che si concentra prima sullo strizzare l'occhio alle possibilità di modding, di personalizzazione, di estetica e poi alle prestazioni. Argomento su cui non pecca, perché comunque i supporti, le temperature,
tutto quanto, ci sono tranquillamente. Bisogna solo giusto rispettare qualche regolina, ma niente di più di quello che fareste in un qualsiasi altro case micro ATX o ITX. E di per sé, onestamente, lo trovo un case interessante. Sarebbe più bello se avessero studiato un po' meglio il concetto dell'airflow, nel senso se si potesse, per esempio, montare qua sopra il radiatore e questa utilizzarla come immissione. Però di per sé, oltre a questo, non è che abbia delle grosse falle tolto l'input output. È un case sicuramente interessante che so che a molti di voi piace, quindi sono contento di averlo guardato qua sul canale. Adesso fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni giù nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video e voi state su Modern Tech. Salusa!